Ho fatto un'esortazione a tutti a vigilare, a restare, a sorvegliare, a che il linguaggio della politica, non crei spazi per abusi, violenze, anche a sfondo razzistico. Io non accuso nessuno, non sta a me farlo e non desidero farlo e non intendo farlo. Semplicemente dico, e l'ho detto anche a tutti i miei interlocutori, che a volte, e non solo in Italia, in tantissimi paesi, questo linguaggio della politica è diventato così aggressivo e purtroppo la questione rifugiati e migranti oggi è al centro di questo dibattito. Questo linguaggio, anche se di per sé non è mirato a essere discriminatorio o razzista, può dare spazio a tendenze latenti in una società che ha tanti motivi di essere insoddisfatta, di avere un disagio interno a trasferirli sugli stranieri, sui rifugiati e migranti. Io sono anche, mi sento anche obbligato, primo come alto commissario, secondo, lasciatemelo dire, come italiano, a dire che dispiace che a volte questo spazio sia creato e spero fortemente che questo mio messaggio arrivi in modo costruttivo, in modo amichevole a tutti gli interlocutori.